Buongiorno a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con le testimonianze dei nostri ospiti. Oggi abbiamo con noi la signora Giorgiana, che ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità e che è un ospite in cura presso la nostra struttura dall'aprile scorso, quindi si tratta di un periodo di tempo anche relativamente recente. Buongiorno Giorgiana. Buongiorno a tutti, io sono Giorgiana, sono qui da aprile e sto facendo il mio percorso. E vuole condividere con chi ci ascolta, la sua storia, il motivo per cui, insomma, è arrivata qui da noi? Sì, allora io ho iniziato ad avere problemi di usare sostanze tipo cocaina e minias, gocce per dormire. E ne ho abusato dopo la morte di mio fratello, quindi quasi per 2 anni. Dopodiché mi sono affidata ad una clinica e sono entrata qua dentro, al CUFRAD. Visto che dicevamo che il suo percorso è relativamente, diciamo, breve, no? Però è un percorso che sta procedendo a pieno, le chiederei di focalizzare quali sono stati i punti di svolta in termini di consapevolezze acquisite che le hanno permesso di ristrutturare un po' il suo modo di vedere e percepire la sua vita con tutta la nuova progettualità che c'è alle spalle. Allora, intanto il mio punto di svolta è stato quello di essere una brava mamma per i miei figli e quindi di lavorare sodo proprio per quello. E poi, beh, mi hanno aiutato tanto i gruppi, i colloqui con la referente, con la mia operatrice di riferimento. Queste sono le cose che mi hanno aiutato maggiormente. E quindi sono stati i miei punti di svolta, la voglia di cambiare, di essere determinata e di voler fare ancora di più e fare meglio soprattutto. Se dovesse immaginare di parlare a qualcuno che ci ascolta e che in questo momento è nelle stesse difficoltà che ha vissuto lei, quindi che magari prende le gocce, abusa delle gocce per dormire o fa uso di sostanze, cosa gli direbbe alla luce della sua esperienza oggi? Di affidarsi ad un centro, di affidarsi a degli operatori, affidarsi. Affidarsi in modo tranquillo, anche perché è la cosa migliore venire per venirne fuori. Sicuramente la motivazione, al trattamento è stata nel caso di Giorgiana legata a questo ruolo centrale che nella sua vita hanno i figli e l'idea di voler essere, tornare ad essere una buona madre. Però, diciamo, nel suo percorso un pezzo importante è stata la rielaborazione del lutto di suo fratello, la possibilità di vedere anche significati rispetto a dei vissuti che lei si portava dentro. Ci vuole accennare a qualcosa? Sì, non ho mai accettato la morte di mio fratello e nemmeno quella di mia mamma, che oltretutto sono scomparsi nel giro di un anno l'uno dall'altra. E non sono mai riuscita a elaborare il mio lutto e soltanto qua sono riuscita a darmi delle spiegazioni. Non pensavo che la morte fosse così veloce, invece non bisogna scherzare col fuoco. Prima o poi ci viene a prendere. Oggi, se pensa alla sua vita, tra qualche anno, come la vede? La vedo con un lavoro solido, una vita tranquilla vorrei, non chiedo altro, cambierei comunque tutto, non vorrei più tornare in Alessandria, ma rimanere qua nelle zone vicine e trovarmi un lavoro e una casa, una casetta. Quindi il vuoto che tentava di colmare con le sostanze oggi è in grado di riempirlo di altro? Mi vuol dire questo?
Sì, di altro. Sono le cose. L'altro è l'indipendenza, l'autonomia mia. Invece rispetto alla sua storia, no? I momenti, diciamo, bui sono stati collegati anche a delle relazioni, con dei compagni che erano abbastanza disfunzionali, sulle quali ha potuto anche, lavorare. Se ci fosse ad ascoltarci una donna che ha delle relazioni in cui non sta bene, magari prova a prendere, dei farmaci per dormirci su, e per non pensarci, cosa direbbe lei a questa donna? Direi di scappare il più lontano possibile da quella persona perché gli sta facendo del male e di essere forte a tal punto di denunciare o di fare, o di farsi comunque una vita sua propria e non aver paura di rimanere sola perché intanto non sarà sola. Nella vita si incontrano persone quando meno ce l'aspettiamo e non è detto che siano persone giuste. Lei ha lavorato molto sulla stima di sé, sul volersi bene, sull'importanza di volersi bene per potersi mettere accanto persone che ci vogliono bene. Cosa ci dice in merito a questa cosa? Sì, ho fatto questo lavoro su me stessa perché mi circondavo sempre di persone che alla fine non erano buone. Oggi mi sono affezionata a delle ragazze qua in comunità e per ora non vedo nessuno con cui stare accanto, però non è detto che nella vita questo non possa accadere. Alla luce di queste esperienze, quando accadrà, oggi Giorgiana sa che ci sono dei requisiti imprescindibili nell'altro che mi metto accanto. Quali? Il fatto di isolarsi, di farsi isolare dal resto del gruppo, di persone, il fatto di essere possessivi, gelosi, nell'essere sempre loro l'autorità. Quindi l'importanza sostanzialmente di mettersi accanto delle persone che non ci limitino, ma che ci possano essere di supporto. E abbiamo lavorato tanto, no, sull'immagine di questa definizione dell'io e dell'autostima, pensando all'immagine della sfera. Una sfera è una figura perfetta che già sta bene di suo e che quindi poi si metterà accanto una sfera che già sta bene di suo, senza che sia necessario un meccanismo di dipendenza affettiva, perché alla base delle tossicodipendenze o di ogni forma di dipendenza c'è sempre prima una dipendenza affettiva, cioè il bisogno di appoggiarsi a qualcuno. Però poi se questo qualcuno va via o si sposta per svariati motivi, noi crolliamo. Quindi l'importanza di stare sulle proprie gambe, strutturati sul proprio baricentro, l'importanza di pretendere il rispetto dell'altro, che è una pretesa che possiamo avere nella misura in cui noi rispettiamo noi stessi. In che modo noi rispettiamo noi stessi? Nel mondo in cui noi ci amiamo, bisogna volersi bene per amarsi e amare anche gli altri, quindi questa è la cosa più importante. Un vissuto molto importante nella storia di Giorgiana è stato quello legato al non essere mai stata vista. E un vissuto che poi ha condizionato gran parte della sua storia a livello relazionale. Oggi, alla luce di tutto questo lavoro e di queste consapevolezze, ho bisogno di essere vista in che misura e come, Giorgiana?
Allora, oggi ho bisogno di essere vista non necessariamente da mio padre o dal mio ex compagno, mentre prima dovevo essere vista, mi sentivo che se non ero quella che loro volevano non andava bene. E invece oggi non mi interessa più, voglio essere vista come sono, anche perché sono sicura di avere delle risorse interne che ne vale la pena scoprire. E quindi voglio essere vista per quella che sono. Per poter essere visti per quello che siamo è importante intanto vederci, non guardarci, vederci. E questo è un aspetto, una differenza molto importante, quindi poter stare sulle nostre emozioni, contattarle, non negarle, sporcarci le mani se è il caso e sentirci un tutt'uno con loro. Abbiamo imparato che le emozioni, soprattutto quelle negative, non sono delle emozioni da nascondere o da anestetizzare, come provavamo a fare anche con le sostanze, ma sono delle emozioni che noi possiamo usare perché sono delle attivazioni fisiologiche, le emozioni che ci allarmano, ci dicono delle cose. Se noi le prendiamo in considerazione, sono la via per il nostro benessere. Quali erano le emozioni che lei tentava di anestetizzare nel suo passato e che invece qui ha avuto modo di poter usare per il suo benessere? Beh, una delle emozioni che volevo sopraffare era la tristezza. Quando mi sentivo triste cercavo di anestetizzarmi, o anche quella di essere sola, e mi sentivo inappropriata anche e cercavo di anestetizzare queste cose, ma non risolvevo niente perché poi il mattino dopo ero uguale a prima e quindi prendevo gocce anche di giorno. E questo è diventato un'abitudine per non sentire questo vuoto. Qui abbiamo imparato che la tristezza non va negata, non bisogna avere paura della tristezza, ma che quando arriva bisogna un po' seguirla per vedere dove ci vuole portare. Può sembrare un discorso teorico, ma in realtà è molto poi pragmatico, no? Sono triste, vado a significare questa emozione, tutto ciò che l'ha attivata. E lavoro su questo aspetto. È un lavoro fattibile questo sulle emozioni per integrarle o lei ha trovato tanta fatica in questo? No, all'inizio ho trovato fatica, però sono sicura che è il modo giusto per integrarle e a oggi sono riuscita a farle mie, a diventare una persona che prima di parlare o agire, riesce a sentirsi dentro se stessa. Quella di Giorgiana, è una bella esperienza, passatemi il termine che a noi piace tanto, di integrazione, in cui abbiamo lavorato sullo stare, su quello che c'è, prendercelo, accettarlo, per poterlo integrare in maniera armonica. Quando c'è una dimensione di malessere c'è disarmonia. Tendiamo a buttare via delle cose, a scinderle. In realtà tutte quelle cose sono ugualmente preziose. Dobbiamo trovare solo il modo, con l'aiuto giusto, di integrarle armonicamente e poi si apre la via del benessere. Io ringrazio molto Giorgiana per la sua partecipazione e vorrei dire, insomma, a chi ci ascolta che quello che ha fatto Giorgiana è una cosa fattibile da noi comuni mortali, quindi di avere la forza di chiedere aiuto e affidarsi. A presto.